Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza le norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e di riordino dell'Information and communication technology. Le norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e di riordino della Information and Communication Technology contenute nel disegno di legge dell'esecutivo di Palazzo Donini sono state approvate dall'Assemblea legislativa dell'Umbria con 17 voti favorevoli, quelli dei consiglieri di maggioranza, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Italia dei Valori e Partito Socialista, e con l'astensione dei consiglieri di opposizione. La riforma in questione stabilisce la creazione di due consorzi, Umbria Salute e Umbria Digitale, in luogo delle 6 società attualmente esistenti: WebRed, CentralCom, iWeb, WebRed Servizi, Sir e Umbria Servizi Innovativi. Non ci saranno consigli di amministrazione, ma un amministratore unico. Inoltre, trattandosi di società in-house, ci sarà un forte risparmio legato all'assenza dell'obbligo del pagamento dell'IVA sui servizi prestati alla Regione. Oltre a una riduzione dei soggetti della filiera, lo scopo del riordino è allineare la mission di questi soggetti con le nuove priorità dell'agenda digitale, favorire lo sviluppo del mercato locale della Information Communication Technology e la collaborazione pubblico-privato, ottenere economie di scala insieme alle competenze specialistiche necessarie, in particolare sulle infrastrutture digitali con Umbria Digitale, ma anche rendere effettiva la centrale acquisti in ambito sanità attraverso Umbria Salute. Umbria Digitale permetterà un risparmio di circa 240.000 euro l'anno derivante dal passaggio da 9 consiglieri di amministrazione a un amministratore unico e dalla riduzione da 10 a 1 dei revisori dei conti. Il modello di acquisto centralizzato con Umbria Salute farà conseguire una riduzione di spese per beni e servizi stimabile tra il 5 e il 10% dei costi complessivi della sanità. Assemblea legislativa dell'Umbria con 13 voti favorevoli del Partito Democratico e Partito Socialista, un contrario, Rifondazione Comunista, e 6 astenuti, tutta l'opposizione di centrodestra, ha rinviato la mozione denominata attivazione da parte della Giunta regionale delle procedure per il riconoscimento da parte del governo dello stato di crisi industriale complessa per l'area Terni-Narni. La proposta di rinvio è stata fatta dal Presidente della Seconda Commissione Consiliare per consentire alla Commissione stessa di completare il lavoro e fare una sintesi di quanto fatto finora. L'Aula ha stabilito che la mozione verrà discussa nella prossima seduta utile. L'Assemblea legislativa ha approvato anche la programmazione degli interventi per il 2014 in materia di sicurezza dei cittadini. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, con 13 voti favorevoli di Partito Democratico, Italia dei Valori e Partito Socialista e 4 voti contrari di Forza Italia, UDC e Nuovo Centrodestra, l'atto di programmazione 2013-2014 degli interventi in materia di sicurezza dei cittadini. Il provvedimento indica per il 2013 uno stanziamento di 272.000 euro. Il documento prevede il patto per Perugia Sicura e il patto per Terni Sicura, che costituiscono gli strumenti privilegiati per assicurare il coordinamento tra gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità. Oltre ai patti per la sicurezza, la Regione promuove accordi di partenariato tra i comuni, i patti locali per la sicurezza integrata, per la realizzazione di azioni in ambito locale. Con questi accordi si vogliono stimolare forme strutturate di programmazione e cooperazione tra enti locali, per favorire una gestione associata di area vasta di interventi mirati a migliorare la sicurezza dei cittadini e un approccio di sistema ai problemi della sicurezza urbana. Inoltre, la programmazione prevede i servizi di prima assistenza e aiuto alle vittime di fatti criminosi, la promozione di accordi e intesi con lo Stato e le autonomie locali, È prevista infine la firma di un protocollo di intesa tra Regione e Ministero dell'Interno per attivare iniziative innovative e sperimentali finanziate dal Governo nazionale, che consentirà tra l'altro la raccolta dei dati in tempo reale connettendo diversi sistemi informativi, anche attraverso una convenzione con l'Università di Perugia. Nella Commissione Sanità dell'Assemblea legislativa si è nuovamente parlato dei problemi connessi alla fornitura da parte del Servizio Sanitario Regionale dei presidi per l'incontinenza. Ascoltati sull'argomento i direttori generali delle due ASL Umbre, Giuseppe Legato e Sandro Fratini. Dalle 3 tipologie di pannoloni per incontinenza disponibili in passato, oggi il Servizio Sanitario Regionale ne fornisce oltre 20 per soddisfare le esigenze degli assistiti. I problemi evidenziati potrebbero essere legati alla inappropriatezza della misura. È chiaro comunque che le strutture sanitarie interessate continueranno a monitorare la situazione, oltre a effettuare un ulteriore esame chimico per verificare l'assorbenza dichiarata. È quanto emerso nella riunione della terza commissione consiliare alla quale hanno partecipato i direttori generali delle due ASL Umbre, Giuseppe Legato e Sandro Fratini, accompagnati da responsabili del servizio farmaceutico Luana Mascotto e Paolo Lilli. L'audizione con i vertici delle due aziende regionali è stata convocata dopo aver ascoltato il 7 aprile scorso, sempre a Palazzo Cesaroni, rappresentanti di associazioni e strutture sanitarie che ospitano gli anziani, che avevano evidenziato vari problemi connessi alla fornitura dei presidi per l'incontinenza. I due direttori delle ASL hanno sottolineato che da gennaio a oggi si è verificato un costante miglioramento. Le aziende sanitarie si rendono disponibili a trovare le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze dei cittadini. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione. È disponibile anche in rete all'indirizzo www.consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per l'attenzione e arrivederci. ACS è un'agenzia interna all'Assemblea legislativa dell'Umbria, che cura le attività di informazione istituzionale attraverso un proprio ufficio stampa collocato all'ingresso di Palazzo Cesaroni. I giornalisti che compongono l'ufficio seguono tutte le attività istituzionali del Presidente dell'Ufficio di Presidenza, le commissioni consiliari, i comitati e i gruppi politici e, naturalmente, le sedute dell'Assemblea. L'agenzia ACS coordina i rapporti con tutte le altre agenzie di informazione, la stampa e i mezzi di comunicazione in genere. Ha una propria pagina su Facebook, YouTube e su Flickr, dove vengono caricate le immagini relative alle iniziative istituzionali e politiche di Palazzo Cesaroni. ACS realizza servizi informativi multimediali e multicanale. Già dalle prime ore del mattino pubblica online sul sito istituzionale www.consiglio.regione.umbria.it una accurata rassegna stampa regionale, arricchita da articoli estratti da quotidiani e settimanali nazionali di particolare ed oggettivo interesse locale, e poi il notiziario radiofonico quotidiano Regione Umbria News, in collaborazione con Umbria Notizie, l'agenzia di informazione della Giunta regionale. Tutti i lanci ACS vengono raccolti in un periodico online dal titolo Mensile ACS 30 giorni. Ma ACS produce anche trasmissioni televisive, quali TeleCRU, un notiziario settimanale sull'attività dell'Assemblea regionale, e Il Punto, appuntamento anche questo settimanale di approfondimento politico, legislativo ed amministrativo, con in studio due consiglieri di appartenenza contrapposta. Le trasmissioni vengono messe poi in onda da tutte le emittenti regionali. Tra i prodotti per le televisioni, da non dimenticare le sedute consiliari question time, interrogazioni a risposta immediata. In sintesi, gran parte dell'attività quotidiana di Palazzo Cesaroni, quella più importante a livello istituzionale, viene raccontata da ACS attraverso una notiziabilità che parte dalle molteplici espressioni di Internet, passando poi per la carta stampata, per la radio e per la televisione. Un lavoro costante che mira al rispetto del cittadino e al suo diritto di essere informato sull'attività del massimo consesso istituzionale della Regione, l'Assemblea legislativa.